sono Matteo Valenti e presento qui a Cartoon Club di Rimini, dove sono piacevolmente per la prima volta, un documentario su Emanuele Luzzati che si intitola Lele, il magico mondo di Emanuele Luzzati. È un documentario che ho realizzato nell'ultimo anno, in quanto quest'anno ricorre il centenario dalla nascita di Emanuele Luzzati. Un documentario che ho realizzato insieme a Cop Liguria e che prevede l'intervista a molti personaggi che hanno lavorato con il maestro e un grande lavoro di ricerca di materiali d'archivio, soprattutto di riviste di Luzzati d'archivio. Quindi ho lavorato in collaborazione con la RAI, fondazioni che avevano sue interviste. Ho intervistato personaggi noti e meno noti, poi intervista tutti i suoi collaboratori in tutti i suoi campi, quindi dal cinema d'animazione alla ceramica, al teatro e tutti i campi vari in cui lui ha lavorato. Sono Emiliano Fasano, sono il segretario generale di ASIFA Italia, l'associazione degli artisti e dei professionisti dell'animazione italiana, fondata nel 1982 da tanti grandi artisti dell'animazione, compreso Emanuele Luzzati, che non a caso fu eletto presidente onorario. Il ricordo di Emanuele Luzzati quest'anno è forte, potente, sono 100 anni dalla sua nascita e ASIFA lo vuole ricordare, l'ha ricordato nella tessera associativa di quest'anno e lo ha ricordato attraverso numerose iniziative in tutta Italia. Emanuele Luzzati ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'animazione e della cultura italiana. Ricordiamo quanto sia importante la sua figura nell'animazione, ma anche nell'arte della ceramica, della scenografia, della costumistica. Insomma, Emanuele Luzzati è veramente una delle persone più autorevoli dell'arte e della cultura italiana. Tante cose ha fatto per l'animazione, è arrivato a due candidature e due nomination agli Oscar. Insomma, è una persona che tutti noi abbiamo a cuore, e proprio lui che aveva un cuore grande, grande, grande.